questo odore di zolfo è presente in tutta quest'opera, che è molto ironica, canzonatoria nei rapporti di una società che Offenbach conosceva bene e che si divertiva a prendere in giro. Madonna, cadona la pote perpetua, modo di degnere poeta e poeta. De se boudoir parfume che il diable m'apporte, e si genovre palla porte, e morreval e teme. Lindorf è il personaggio base al quale Hoffman dà la possibilità di distruggere ogni sua storia, ma è voluta da Hoffman questa. Perché in fondo sono tutti personaggi che escono dalla sua fantasia. Penso che lui non arrivi ad amare, le ama tutte e tre, ma se ogni volta si ci mette il diavolo di mezzo, sicuramente a nessuno può riuscire normale arrivare a un amore così puro. Sono tutte e tre comunque maledette. Pur sempre un robot che comincia a fare delle cose strane e che insomma lasciano un po' sbigottiti tutti quelli che arrivano per vederla. Abbiamo fatto una bambola che, essendo bambola, non ha pudore e non ha morale. Quindi a un certo punto capisce che alzandosi la gonna desta qualche stupore e sulla gente che viene a trovarla e su Hoffman, allora impara e decide che lo deve fare sempre.
Ma non ha niente di volgare, non ha niente di malizioso, è proprio una... siccome è un automa, fa le cose per automatismo e continua a farle finché, insomma, poi Spallanzani cerca di fermarla e lei istericamente dice no, voglio continuare, insomma, fa capire che si vuole divertire. E poi alla fine arriva il diavolo di turno e mi rompe. Jack Nicholson nel film Batman, mi sembra, no? E quindi c'è una realtà molto moderna su questi personaggi e vengono giocati con una grande libertà. Coppelius è il personaggio avaro e quindi viene giocato con un certo senso di grettezza, pensando al denaro. Dappertutto è l'uomo estremamente elegante, l'uomo sensuale nero, e quello che desidera è togliere la personalità, l'anima di ogni personaggio. Quindi arriva Miracolo. Miracolo se ne fa un piacere di distruggere con cinismo e lussuria. Thank you.